Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, anzi buon primo pomeriggio perché in realtà sono le 3. E sì, lo so, voi stesse rese conto, visto anche dal pigiama, che non è la stessa giornata dell'inizio del vlog. Ieri è stata una giornata super piena. E poi io ho continuato a fare dei lavoretti in casa, abbiamo fatto un sacco di cosine carine per la casa, tra cui mettere finalmente i quadretti qui sopra il letto, quindi dopo ve li mostro più da vicino nel dettaglio e sono molto contenta. Questi quadretti qua, contate che li avevo presi quando siamo andati all'IKEA, ho fatto anche un haul, quindi se me lo ricordo ve lo metto qui. Comunque dei quadretti semplici e quindi io ho stampato appunto l'immagine che mi piaceva e ce li ho messi all'interno e Riccardo mi ha fatto la composizione come ci piaceva a noi, insomma. E quindi quello, poi abbiamo verniciato la porta d'entrata all'interno, una porta del balcone perché era un po' rovinata, insomma abbiamo fatto un po' di lavoretti, quindi non sono riuscita a finirvi il vlog, ma continuo oggi. Sarà un vlog, come vi dicevo, nulla di che, perché oggi giornata è la prima giornata di ottobre che vedo veramente, sento proprio l'autunno, perché c'è quella foschia, stamattina c'era anche un po' di nebbiolina, infatti stasera faremo le castagne, ve l'ho promesso a Federico che oggi è con noi, finalmente. E niente, quindi qua c'è il passeggino che vedete l'abbiamo smontato tutto, quindi domani, perché spero domani ci sia una giornata un po' migliore, comunque la roba stesa, quindi devo attendere che si asciughi prima quella, però farò poi un lavaggio disinfettante per queste cosine da passeggino, poi lo foderiamo tutto e lo mettiamo via. Queste sono le news, diciamo, di ieri che non mi hanno tanto permesso di vloggare, però appunto ve l'avevo promesso che questo weekend avrei fatto un vlog, quindi eccomi qua, ho fatto un vlog da 2 giorni, ecco. E niente, se riesco dopo filmo anche un pochino, vediamo se sapete che i miei non sono molto da videocamera, però magari qualche inquadratura, qualche cosina riesco a farla. Intanto vi mostro qua i quadretti che a me piacciono moltissimo, spero piacciono anche a voi. E ogni tanto controllo se sono arrivati perché gli devo aprire appunto il cancello. E niente, ora vi mostro i quadretti, spero così mi dite cosa ne pensate. Eccoli qua, non fate caso ai segnetti perché comunque tanto questa parete qua andrà poi riverniciata, probabilmente la faremo anche colorata o glitter, dobbiamo un attimino capire ancora cosa ci piace di qua. Comunque questi sono i quadretti che ho preso all'IKEA che costano veramente pochissimo ragazze, non mi ricordo più, come vi dicevo se mi ricordo vi metto il video haul nell'info box che feci mesi fa all'IKEA comunque. Costano veramente niente, ma vi parlo di pochissimi euro. Allora, qua ho fatto un quadretto Keep Calm and Love Me, quando magari uno è un po' alterato, insomma, tutte le coppie un po' ogni tanto, bene o male, discutono. Quindi ho detto, vabbè, dai, di buon auspicio, quando ci parte l'embolo, leggiamo questa frase, Keep Calm and, insomma, stai calmo e amami. Molto carina, mi è piaciuta tanto, poi con quei cuoricini legati, molto bella. C'è un po' di riflesso, comunque ho fatto questi cuoricini qua, che sono tutti cuoricini in legno con 2 cuoricini rossi. Là c'è la nostra foto, là le mani che si intrecciano il mignolino. Aspettate che faccio il giro. Di qua invece abbiamo, questo è bellissimo perché è una coppia che si poggia praticamente fronte a fronte, quindi adesso che ho i capelli lunghi quando faccio la coda mi somiglia molto, quindi mi ha ricordato noi. E poi appunto l'uomo e la donna e dietro in realtà c'è un albero rosso proprio autunnale con le foglioline rosse a forma di cuore e poi vabbè tutto il cielo sopra. Insomma, mi piace molto e poi qua molto stilizzato dei semplici cuoricini di vario tipo così per concludere. Quindi, insomma, per il momento ci piace molto, però si può sempre cambiare, magari verso Natale poi lo cambio, faccio qualcosa di più, come dire, invernale, ecco. E poi in progetto c'è anche di cambiare cioè abbiamo in mente, noi non le abbiamo ancora mai avute, proprio delle bajour
da mettere sui comodini che rendono il tutto più camera da letto, perché per il momento abbiamo queste qui che ci hanno regalato i miei cognati. Qui è cascata la bicicletta. Qua c'è Daryl di The Walking Dead, perché noi siamo appassionati di The Walking Dead. E questa lampada è stupenda perché, ecco, adesso è staccata. Perché quella di Ricky non funziona molto bene, quindi quando fa collegamento lui ha staccato lo spinotto. Comunque si illumina dietro, cioè si illumina proprio. Questo qua è un drago, vedete? È proprio un drago. E si illumina tutto colorato. Magari ve lo faccio vedere dalla mia parte che funziona. Ecco, per esempio a me, ecco c'è la mia acquetta di fiducia, mi hanno regalato la nota musicale perché sanno che canto, mi piace la musica e tutto. E guardate che carina Lilla, è spettacolare, però è una cosa secondo me da tenere in più sul comodino, magari da tenere in soggiorno di là. Quindi bellissimo l'effetto quando è buio, è veramente spettacolare. Però abbiamo proprio bisogno di una bella abat-jour da camera da letto, ecco, quindi ne abbiamo già adocchiata una qua che sono un po' più comoda. Mi stava già venendo il fiatone a stare piegata. Ne abbiamo già adocchiata una dai cinesi, costa veramente poco, tipo o 6,90 o 8,90, non ricordo bene. Però ha praticamente sono dei sassolini grigi e beige, uno sopra l'altro, lucidi, sono tre, mi pare, e poi c'è una parte ancora di lampada dritta, uno stecchetto praticamente, e poi c'è la classica abat-jour in tessuto, sempre sul beige, sul grigio, che riprende comunque, vedete, i toni della camera, quindi bianco, grigio, vedete, metto sempre copriletti di queste tinte, quindi ci potrebbe star bene. Non è particolarmente grande, preferivo una cosa un po' più alta. Però insomma vedremo, adesso valutiamo se quella o se no faremo poi un giretto all'IKEA, magari troviamo qualcosa che fa per noi. Adesso quella lì l'ho messa lì perché a volte non ci vedo con quella lì e quindi mi fa da lettura queste cose qua, quindi l'ho messa lì giusto per il bisogno, ma ci sta anche male, quindi voglio poi lavare tutto e comprare queste due belle abat-jour. Appena troviamo quelle che ci piacciono, le prendiamo. Oggi ho la parlantina andante, spero, come vi ho detto, non facendo nulla di che, il vlog più che chiacchierato. Non se può fa più di tanto. Niente, ora mi riposo la lingua e aspetto che arrivano i miei genitori, che sono sempre in ritardo. Abbiamo ricevuto dei dolcini halloweeniani. E qua, fai vedere qua cosa c'è. La Cosa c'è? borsetta con altri dolcetti. Wow! Tutti Fammi spiare un po'. Uno, due, questo è per me. No. Questo è per me. No. Poi c'è anche questo per me. No, Ah, sono vabbè. E miei. anche questo che non c'è più. Il Kinder Cereali è andato. Che carino che è. E poi? Una borsettina di panna. Wow! Guarda, ferma tutto, ferma. Che sorpresa ci sarà? Ah, mi sa che l'hanno nascosta nella torta. Ah no, è qua, è qua. Cos'è caduto? Wow, che fortunato che sei! Che sei? Ci ho fatto Fa vedere, mettiti Mario. qua, Che mettiti qua. No, bello. ci vanno le forbici. Sì. La violenza ci vuole. Ragazze, non prendete esempio da questo bambino. Prova nonna. No, è testone. Aspetta, così ci vuole, Ah. guardate. Come dovessi piacere. Stai guardando i vlog e come se ti vedi. Ecco qua. Ultimamente ci sono sempre Lo apri tu? No, l'ultimo giro che ti faccio di Sì, quando c'è apro io. Mega cosa. Vai, piano, piano. Wow, lo mettiamo in cameretta in piedi, ma che carino. Hai fatto un Wow. angelino!
Quanto è brutto poi tutto disegnato lì? Ho qualcuno che ti salva, ma almeno tu. L'ho già messa incinta. Cosa fa? Cosa fa? Fuma? Ma la tua faccia! Non prende fuoco! Pensiero su questo essere. Chi è sta? Si chiama Young Signorino. È proprio signorino scemo. Scusa, il cantante quello lì, e lo pagano. Cosa ne pensi di questi cantanti del giorno d'oggi? È una schifezza. Sono ancora educata, sono meglio gentile, amore. Volete, una volta c'era la canzone, almeno parole che erano. Infatti, che più dici cose senza senso, più sei famoso. E quello è andata a Maurizio Costanzo. L'ho visto in televisione con sta spada lì. Ciao. Allora, stiamo facendo le castagne arrosto. E anche il panino per me. Ma che golosona di panini! No, ragazzi, mi è venuta. Lui si è fatto i panini per il lavoro domani. E vi giuro, mi ha fatto venire una voglia incredibile di pane. Cioè, il panino, pomodoro e mozzarella. Cioè, non so spiegare. Comunque, è stato un tesoro a disinfettare i pomodori con la mucchina. E a prepararmi un panino d'oro. Grazie. Buongiorno. Questo vlog sta durando giorni, giorni e giorni. Sono le 8:48, non so neanche più che ora è, perché stamattina è cambiata l'ora qui in Italia, quindi vabbè. Preparo la colazione per Federico e per me. Faccio il latte caldo io con un pochino di caffè solubile per il latte, e Fede lo vuole bianco con lo zucchero. E poi Ricky l'altro ieri quando è tornato dal lavoro mi ha ricomprato, perché li avevo già finiti, i cereali extra, quelli lì con le pallette con tutti i cereali e il cioccolato, sono buonissimi. Volevo provare altri gusti, ma mi ha detto che non c'erano altri gusti, quindi niente, mi hanno fatto scorta di due pacchettini di quelli perché mi piacciono troppo. E prendo un attimo il latte. Non fate caso alla mia faccia, ma sono veramente assonnatissima. E in tantissimi mi avete chiesto, scusate un attimo. Ecco. No, perché ho sentito tipo una cascata d'acqua venir giù. Ho detto, Dio, da dove arriva? Invece la signora che ha tirato su le tende aveva fatto la conca con tutta l'acqua della pioggia, perché qua a Torino da ieri alle 4 più o meno sta diluviando e non accenna neanche a smettere, quindi proprio non c'è santo che tenga. Fantastico, il latte è giusto. E dicevo appunto che in tantissime mi avete chiesto di dirvi la mia sulla faccenda Corona e Ilary Blasi. Me l'avete scritto su Instagram, se ne avrei parlato. E vi lascio qui un pezzettino che ho filmato dal telefonino di Ricky, perché anche lui voleva vedere cosa era successo, visto che non c'era, era lavoro, e così chi non l'ha visto può avere un'idea. Vuoi sapere com'è andata quella storia? Ma lo so benissimo com'è andata. Mi ha tradito un mese prima. Fabrizio, succede a tutti. Pensate, ma certo, ma figurati, per carità, ma per carità è successo anche a te. Vieni qua.
qua a casa mia e fai lo show tuo, perché lo show quando inizia e quando finisce lo decido io e ti ho detto tutto, e quello che sei l'ha capito tutta Italia. Ciao, chiudetemi il collegamento, ciao Fabrizio, buona vita. Cosa posso pensare di un uomo così? Cioè, a me Corona già stava qui prima, dopo questa mi sta ancora di più qua. Non so neanche se, cioè, non approvo neanche quello che fece anni fa, proprio il suo tipo di modo di lavorare non mi piace, tante cose non le so perché non è che ho seguito tutto quanto, non mi piace come persona, non mi piacciono i suoi modi spavaldi di fare, anche quando è entrato nella casa del Grande Fratello per andare da Silvia, se non erro si chiama Silvia, la sua ex, con quel modo, vieni qua, seguimi, vieni, cioè tutto lui, capito? Ha un modo di fare, a parte il suo lavoro, a parte i casini che ha creato a tanta gente, non mi piace proprio il suo modo di essere, mi piace come persona, quindi sinceramente l'ho guardato, ci sono rimasta per la discussione con Ilaria Blasi. Tra l'altro non sapevo neanche cosa fosse accaduto 13 anni prima, o forse neanche me lo ricordavo, perché comunque 13 anni fa io avevo la bellezza di 18 anni, quindi pensavo a tutt'altro che a Corona e Ilari Blasi. Sono rimasta per sto scontro, cioè non, secondo me non se l'aspettava nessuno, perché tutti si aspettavano uno scontro tra lui e la sua ex, secondo me. Quindi quando è uscito, anche lei ci ha fatto quattro conti, sono rimasta e insomma il mio pensiero è stato grande Ilari, cioè poi che sia tutto architettato o meno, non credo, perché ho visto anche che da diversi post che ci sono state delle reazioni poi successive di Corona contro Ilari, quindi non penso sia stata una cosa studiata, penso che sia una cosa vera, perché altrimenti lui non avrebbe avuto queste reazioni, quindi... Vabbè, vedremo come andrà a finire, magari poi ne parlerò ancora. Comunque, vado a scaldare il latte, sto morendo di fame. Ieri mi sono disinfettata tutto il microonde con la mia amica arrabbiata. È utilissimo, è un aggeggino che abbiamo pagato veramente poco. Mi pare all'MD, comunque se non è MD è Lidl. O Eurospin, no, ma è l'MD questo qua, un sacco di mesi fa, e lo tengo appunto qua sopra la cappa, e quando mi serve dentro si mette, ci sono tutti i livelli, vedete qua, fino qua di aceto, e poi si aggiunge acqua e si lascia un tot di minuti nel microonde. Quando lo aprite, se avete magari delle cose secche, diciamo, no? Tipo gli schizzetti del pomodoro, queste cose qua, che sono secchi, dovreste star lì a grattare. Questo qua disinfetta con l'aceto tutto il microonde dentro. È facilissimo, perché poi dopo 8 minuti voi passate un pannetto, tipo questi qua, e viene via tutto, che è una meraviglia, ma in un attimo proprio, quindi è veramente, sono stati 2 euro, mi pare sui 2 euro ben ben spesi, veramente una sciocchezzina, ma esce il vapore da qui, vedete, e fa tutta la nube nel microonde, veramente carino. Adesso l'ho lavato, l'ho messo lì a scolare. Niente ragazzi, spero che questo vlog vi sia piaciuto, nonostante, come vi avevo già accennato su Instagram, non avrei fatto nulla di che, è stato un vlog molto casalingo, quindi spero che comunque vi sia piaciuto. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo alla prossima. Col rumore del microonde vi saluto, ciao!